Eccoci qui, buonasera a tutti, ho il piacere e l'onore di aprire questa seconda puntata di Yet Talks Digital Edition, quindi ringrazio Yet per darci questo spazio, è cosa che mi fa particolarmente piacere per un duplice motivo. Il primo è che condivido questo spazio con una persona che stimo in maniera infinita, che è Massimo Temporelli. Massimo Temporelli è un fisico, divulgatore scientifico, presidente di Fab Lab ha un elenco di qualità che potremmo finire l'ora solo elencandole e il secondo motivo che è anche il più importante è che non avendo mai la possibilità di riuscire a chiacchierare insieme almeno abbiamo questa ora per farlo <ride> quindi questo è il, sicuramente un grande, un grande piacere cosa, cosa abbiamo pensato di fare in questa in, in questa oretta insieme eh, Innanzitutto, cercare un punto di contatto tra noi due, nel senso che io sono un progettista di, di prodotti, soprattutto prodotti che riguardano gli, gli accessori moda. Massimo è, come vi dicevo, un fisico e si, e si occupa di additive manufacturing, quindi, due persone che apparentemente non possono essere le più lontane l'una dall'altra. Quindi, abbiamo cercato un punto di incontro, una conversazione su quello che ci piace più di solito fare che è connettere i puntini. Cito appunto uno dei, dei grandi discorsi di Steve Jobs, quindi questo connecting the dot, e lo facciamo, almeno ci proviamo perché eh, svegliamo subito le carte e non abbiamo preparato nulla, eh, lo facciamo ripartendo da un po' delle parole che in questi giorni stanno alimentando un po' la discussione. Stiamo, stiamo vivendo un, 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 un periodo che è partico particolare, molto particolare, e si rimbalzano alcune parole che eh, cominciano a prendere dei significati che spesso si allontanano dai significati che normalmente gli daremmo. Questo è più o meno quello che con Massimo eh, vogliamo fare, quindi lascio a te magari anche un commento. Beh, innanzitutto anche per me è un onore e un piacere essere qua con voi. Immagino ci sia tanta voglia di capire, non so cosa, ma tanta voglia di discutere, e di capire. Sicuramente, come ha detto Matteo, il nostro sarà un confronto eh, vivace, eh, curioso, incuriosito, uno sguardo che. Eh, condivido con Matteo è, è quello appunto trasversale io non sono un disciplinare praticamente di nessuna materia condivido invece la stima la, o meglio, contraccambio la stima immensa che ho per Matteo con cui non ho mai lavorato non c'è nessun interesse di tipo business, non abbiamo un trascorso di amicizia particolare ma con quelle affinità elettive eh, che ci, ci, ci tengono uniti, anche se appunto lui fa il giro del mondo tre volte in un giorno e io sono spesso in giro per l'Italia a raccontare le avventure dell'innovazione quindi ci vediamo veramente poco questa piattaforma che ci dà a disposizione lo YED a me come professore io insegno antropologia pur essendo un fisico eh, in una scuola di design che è lo YED e Matteo eh, oltre ad essere head of design di, di, di una grande azienda di occhialeria e, e di abbigliamento come l'ha definita lui in realtà è stato anche un direttore di un dipartimento importante dell'OIED. Quindi l'OIED è una piattaforma, anzi forse fu proprio l'OIED a farci eh, conoscere eh, durante un evento tipo questo, ma fisico. Eh, Anch'io come Matteo eh, credo che partire dalle parole, anzi è stato lui a avere questa idea, partire dalle parole sia fondamentale. Sempre le parole sono pensiero, sono contesto, sono progetto, visto che siamo in una scuola di design, perché... Senza le parole, senza la cultura non si può progettare nulla. Quindi butteremo sul tavolo, a noi stessi, a voi, delle parole eh, e proveremo a combattere con queste parole. Mi piace proprio l'idea di, di farci a pugni, no? più che accarezzarle. Perché sono parole pesanti, fastidiose, punzecchianti, no, Matteo? E che però, eh, eh, proprio perché sono fastidiose, è giusto prenderle in considerazione oggi, non solo per il momento. Io ci tengo a, a sottolineare che non si fa più nulla per eh, il contemporaneo, per oggi. No? Cioè, ormai siamo entrati o stiamo entrando finalmente in una fase 2, in una fase in cui ributteremo fuori la testa, fuori dalla finestra e armarci di alcune armi, alcuni strumenti, ci sembrava eh, il modo giusto per eh, no? inaugurare questa nuova fase. Quindi parole per il futuro, non per il presente. Esatto, ci sono una serie di parole che hanno in questo momento, come dicevamo, hanno... Forse assumono un velo quasi negativo in prima battuta, ma in realtà, se poi andiamo a vederlo e lo faremo, almeno tentiamo di farlo come, siamo, come saremo capaci, ma un po' per aneddotica, cioè cercando di raccontare cose che magari sono già successe e che ci ricordano che invece dentro questo c'è veramente del grande potenziale. La prima parola con cui vorrei parlare e con cui ti vuoi sfidare, Massimo, è la parola virus, cioè, forse la più citata in questo momento. Tema della contaminazione, cosa di cui oddio dobbiamo avere paura, ma che probabilmente non è così. Ma eh, sì, questa è la parola che adesso ha un'accezione solo negativa per il 99,9% dei pensieri ci viene paura, ci viene lo scoramento per non sapere affrontare questa situazione. Però il concetto di virus, o meglio di contaminazione o di agente contaminante, cioè di qualcosa che entra dentro un organismo, un sistema, e in qualche modo lo sconquazza. Io credo che io e te, almeno parlo per me, ma credo di rappresentare, poi tu dirai la tua: alla fine siamo dei virus per il sistema del design. Perché io sono un fisico, insegno antropologia in una scuola di design. Ho aperto un Fab Lab e lavoro con i designer, ma di design non ho mai letto o meglio, sì, ho letto La caffettiera del masochista, ho letto qualche manuale di design, giusto, ma non sono un tecnico del design, non sono un progettista. Ma credo che proprio perché il mondo ha bisogno di agenti contaminanti, di persone che pensano fuori, non dal coro perché il coro sia per forza qualcosa di negativo, ma mh, credo che, che avere delle persone che eh, ti, ti obbligano a pensare con altre parole, con altri strumenti, con... Eh, con altre visioni sia fondamentale non solo per il design ma per la vita guarda c'è una parola eh, contro parola o contro che sono due parole in realtà che ti ributto lì perché è una delle cose più belle che ho sentito negli ultimi anni nel ventunesimo secolo che è disorganizzatore aziendale no? che sono quelle persone che vengono messe appositamente nell'azienda per rompere tutte quelle dinamiche eh, che spesso sono malsane o non sono virtuose sono viziose e che un disorganizzatore, un virus, mette in campo, un agente contaminante, mette in campo per poi far sì, naturalmente non per distruggere, ma per ricostruire in modo appropriato al contesto in cui stiamo per andare a vivere, che è quello del XXI secolo e quello della, della post-urgenza. Quindi io credo che il concetto di contaminazione sia un concetto che a volte è negativo, come nel caso del virus, in particolare del coronavirus, ma che permette banalmente agli organismi di riorganizzarsi ai sistemi. Eh, eh, no? eh, eh, erogando quegli anticorpi che poi ci rendono più forti, quindi non possiamo dire viva il virus in questo momento, però viva gli agenti contaminati, viva tutti que quei sistemi che si lasciano contaminare. C'era qualcuno che diceva che l'umanità intera è un virus con le scarpe, cosa che trovo straordinaria. <ride> ehm, provo a fare un esempio, così ti rilancio sul tuo territorio, quindi provo la continua sfida su un territorio su cui sarai sicuramente vincente. E, quando penso allo, al, al virus, penso a un agente contaminante che entra in qualcosa e lo cambia, lo muta per sempre, il sistema si adatta, da quel momento non è più la stessa cosa. E uno degli esempi più belli che ogni, eh, che ogni volta mi viene da fare è quello del, dello zero. Cioè senza lo zero no, non avremmo la scrittura binaria, non avremmo il computer, non avremmo la matematica, non avremmo i numeri così come ne scrivo. E eh, lo zero è frutto di una contaminazione. Nel senso che... Tornando al 200, Fibonacci prende, se ne va in, in, in Africa, torna e eh, porta indietro quello che lui definisce nel suo Liberabaci, quad arabici, zefirum, apelanturno, il numero leggero, il numero del vento. Torna indietro e dimostra, tra l'altro, con questa contaminazione due cose fondamentali. Uno, e qui te la ributto lì, che non c'è scienza senza la comunicazione della scienza. Cioè lui scrive un libro e dice da questo momento le cose cambiano. E, eh, osservo che succede qualcosa in maniera diversa, la strutturazione dei numeri che per noi dipendeva solo dal ricorso e, e al ritorno a una cifra unica che era l'en di Pitagora, eh, cambia totalmente con l'ingresso del numero leggero. No? E la seconda è che non c'è cultura senza contagio, sostanzialmente. Teniamo conto che, che poi lo zero che per noi è familiare vale uno zero sostanzialmente. Ehm, non entra poi fino al 1600, cioè neanche Galileo nei suoi scritti aveva ancora per un sì. utilizzo dopo 400 anni dello zero. Questo, ogni volta che parlo di, di contaminazione mi viene in mente l'esempio di qualcosa che è importato da qualcosa che è lontano, non ci interessa. E lo stesso mi viene in mente da fare come esempio con la cucina, no? Soprattutto quando parliamo, e siamo a Milano, lo facciamo in via di Milano, con uno dei piatti tipici della cucina milanese, che è il risotto alla milanese, quello è frutto di una contaminazione. Zafferano non si sapeva fino all'invasione alla, alla, all spagnola che cosa fosse, quindi anche l'invasione dei sapori nella cucina è qualcosa che ti apre scenari e da quel momento nulla cambia. Chi vive senza sushi ormai? Chi vive senza wasabi? <ride> <ride> no, oggi purtroppo siamo obbligati a viverci senza, però. Ci sono cuore, tanti modi sushi. per recuperarlo. Eh, ma sono in Piemonte purtroppo, cioè non sono in città, è una città grossa. Eh, vabbè. No, ma mi veniva in mente mentre dicevi dello zero, eh, quanta cultura scientifica hai, un giorno ti daranno la laurea d'onore in fisica sì, o certo. in matematica, detto ciò, però molto bella la cosa perché lo zero, che appunto è un numero fuori dai numeri, non è, è un non numero, quindi è un contaminante. Però, oltre ad avere un valore in sé. Ha prodotto anche il concetto di infinito perché solo dividendo un numero per zero tu ottieni infinito no? e quindi ha aperto tutto quel mondo fantastico no? dell'interpretazione dell degli infinitesimi o dei limiti eh, che, che hanno aperto la nostra cultura in modo: cioè un numero non numero, apre una non matematica, ma allo stesso tempo fa ripensare alla matematica. E butto lì una citazione: visto che sei quello degli esempi. Mi ricordo quando visitai il Museo del, del Cinema di Torino, bellissimo, mi ricordo la frase che mi colpì di più: una delle frasi più belle che abbia mai letto, dice: Il sonoro ha inventato il silenzio. Che è bellissimo! Cioè, è, no? una roba esterna al suono che è il silenzio, viene inventata dal sonoro. Cioè, se tu non puoi parlare, non puoi neanche stare in silenzio, perché il silenzio è la norma. Quindi, vedete che, ancora una volta, tutte le cose che stanno fuori, ma che vengono portate dentro lo zero, il silenzio, il sonoro dentro creano la ricchezza dentro la quale noi viviamo. Quindi, lo diciamo per i designer e per chi ci sta ascoltando, ma credo che valga per tutti gli umani, tendere a ridurre, a, a escludere il diverso, il contaminante, quello che non ci appartiene, rischia, no, credo, soprattutto nella progettazione, di, eh, far emergere, di non far emergere tutta quella ricchezza che in realtà ogni progetto e ogni professione e ogni progettazione di vita deve, deve poter permettersi. Passiamo alla Io seconda direi, parola, eh, se no... Esatto, se chiuderei no, dicendo eh, che sostanzialmente l'idea è un virus, sostanzialmente, no? Quando entra un'idea cambia il sistema e, e lì lo sconquassa. Quindi cambia il sistema, cambiamento, ti butto lì e quella. Altro tema di cui oggi si ha grandissima paura, eh, leggo in continuazione articoli sui giornali, sui blog, sui social network, sul... Sulla famosa fase 2, no? Cosa cambierà? Cosa dovremo cambiare del nostro modo di vivere? Cosa dovremo cambiare del nostro modo di ragionare, di approcciarsi agli altri? Esisterà un vero cambiamento? Dobbiamo riprogettare la nostra normalità? Tutte domande assolutamente lecite, ma che hanno sempre dietro questo, questa tenda uno spettro nero che dice, oddio, ma di questo cambiamento bisogna avere paura. Non saremo pronti, non saremo pronti. E il tema del cambiamento è un tema in progetto molto forte. No? Uh, lì, cosa, cosa Beh, mi dici del tema <ride> È un tema bellissimo, in primis perché da fisico, eh, da scienziato, ma in realtà anche più da storico, noi abbiamo questa ambizione di voler giudicare i periodi storici mentre li stiamo vivendo. Che è, da un lato, bellissimo, perché vuol dire che siamo affamati di storia e di storicizzarci. Ma dall'altro è un errore di presunzione gigantesco, cioè eh, anche l'industria 4.0 di cui io mi occupo, l'industria 4.0, è stata eh, certificata, nomenclata, labellata, è diventata un termine mentre lo stavamo vivendo. Mentre la prima rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione industriale, la, ma anche la terza rivoluzione industriale si è prima espressa, prima ancora di essere nominata, no? E, e questa fame no, di voler dire che, questo è un che quello che stiamo per vivere è un cambiamento radicale, ma che ne sappiamo? La prima cosa che direi è lasciamo scorrere il tempo che tanto va avanti lo stesso. Dopodiché saremo noi tra dieci mesi, tra un anno, tra due anni a decidere se questo è stato un evento drammaticamente trasformativo o se forse, secondo me, ma dopo lo approfondiamo. Eh, questo cambiamento in realtà no, non, non ci sarà, eh, nel senso che adesso sì stiamo vivendo una vita cambiata, cambiata. ma se come credo tra due o tre mesi torneremo a fare una vita quasi normale e poi normale del tutto, tra cinque anni, tra sei anni o tra due mesi ci dimenticheremo di questo periodo. Dopo vi faccio degli esempi. Però lasciami parlare della crisi del cambiamento che invece è una cosa positiva quanto il contaminante, poi ti, ti butto lì un esempio del grande... Eh, Albert Einstein, il cambiamento è sempre positivo, eh, anzi io devo dire che l'homo sapiens è soprattutto un essere trasformativo, non, non riesco a trovare una, una definizione, una, una, un aggettivo che definisca meglio noi homo sapiens che, se non trasformazione o trasformativo, perché gli altri animali sono uguali a se stessi, il rinoceronte cambia o il canarino o la formica o la cavalletta cambiano. L'evoluzione biologica, ma con una lentezza incredibile. Noi, Homo Sapiens, ogni 25 anni, ogni generazione, oggi addirittura ogni 25 millesimo di secondo, mettiamo in discussione non, non il nostro modello biologico, ma il nostro modello culturale, il nostro modello tecnologico, quello su cui fondiamo la nostra esistenza. E quindi il cambiamento per me va sposato, sempre e comunque. In questo caso, che è una crisi, quindi un cambiamento repentino, tiro fuori le parole di Albert Einstein così ci salviamo, perché citando Albert Einstein abbiamo sempre ragione, diceva nel suo libro Come io vedo il mondo nel 1931, lui diceva la crisi è, il più, è la più grande benedizione per le nazioni e per le persone, perché dalla crisi nasce il progresso, così come dalla notte oscura nasce il giorno. E, e poi dice, una cosa più bella che abbia sentito anche lì detta da Albert Einstein, dice chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Ci vuole tre ore per digerire questa frase ma per dire che l'uomo è veramente questo animale che sa trasformarsi mettendo in discussione se stesso, reinventandosi e superando se stesso che è una cosa unica nella, nella, nella vita. Io credo, io non sono un progettista, tu lo sei, io credo che cose che tu hai progettato o hai, eh, hai creato le piattaforme per progettare dieci anni fa, le guardi quasi schifato, no? Perché oggi ci sono dei modelli culturali completamente diversi. E, ecco, questa roba qua nel progetto andrebbe, andrebbe evidenziata più spesso. No, è bellissimo perché parlare di cambiamento hai parlato di crisi, quindi abbiamo nello stesso tempo aggiunto un'altra un parola che è un'altra parola super contemporanea. E, ehm, e c'è chi descrive la, criti, la crisi, quindi mi affianco ad Einstein, ovviamente stando là sotto, molto molto sotto, come <ride> quella condizione per cui il vecchio sta morendo ma il nuovo non è ancora nato. Cioè è in quell'interregno sostanzialmente che incominciano ad apparire quelli che vengono definiti sintomi morbidi. E questo è stupendo, nel senso che dà alla crisi un territorio che è un territorio d'azione, ed è un territorio da cui esci laddove hai una visione. Questo è un altro tema interessante ed è un tema che spesso mi torna, giusto per buttare un esempio, eh, per riportare anche un po' il tema del design ogni volta che eh, si parla della distinzione di stili tra stilismo e design. No? Cioè Lo stilismo è avere un, 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 prendere un oggetto, dargli una forma e la forma che prende sostanzialmente è la forma della sua epoca. Questo è quello che succede con la moda, è il, il, eh, il lavoro che fa la moda e, eh, e quando si, fa un, si, si ha un approccio a un oggetto che è un approccio stilistico si fa questa cosa qua, dargli una forma. Fare design è completamente qualcosa di diverso, cioè è sostanzialmente dare una visione e spingere, costruire un immaginario che tenda a quella visione. Uno dei più grandi esempi, secondo me, nella storia del design, molti di noi fortunati, eh, molti di voi fortunati avranno magari anche in casa, è eh, una delle mie sedute preferite che è la, la sedia Barcelona. Cioè quella sedia fatta in, in capitone con due cuscinetti di capitone, eh, spesso nero o bianco, con le gambette incrociate di metallo. Uh, la, la riconosciamo perché diamo sempre a quella sedia una parvenza di modernità quella è una sedia del 29 cioè se io penso a una sedia fatta nel 29 cioè siamo nell'anno della, della prima edizione dell'opera di Tre soldi di Brecht quindi la gente andava in giro con la tuba al monocolo e questo signore Miss Van der Rohe crea incomincia in a plasmare il sogno di una modernità possibile cioè per il padiglione ehm, alla come si dice all'Expo di Barcellona per padrone della Germania, crea la, il sogno di questa modernità. Ricordiamoci da dove stava remando la Germania, stava remando verso il gotico nazista e nello stesso tempo qualcuno dice: No, ma esiste una modernità possibile che tendeva invece poi a quello che ha creato, all'utopia che, che ha creato il Bauhaus. Oggi, se noi prendiamo quella sedia e la vediamo con la modella del tempo, la modella è vecchiata, La sedia è ancora lì. La sedia è ancora lì perché l'icona, la, eh, la rimanenza di un sogno, esattamente come l'arco di Castiglioni, uno degli altri grandi esempi del, del design italiano. Quindi, questo secondo me, avere una visione, quindi uscire dalla crisi con il ricorso all'opportunità è una, uno dei più grandi esempi e insegnamenti che anche la storia del design ci, ci, ci può dare. C'è una cosa molto carina, molto bella, che di solito Kennedy usava citare, che è sostanzialmente l'ideogramma cinese per la parola crisi, che sostanzialmente mette insieme due, due ideogrammi: uno è l'ideogramma del pericolo e l'altro dell'opportunità. Questo è incredibile. incredibile, nel senso che esattamente nella cultura cinese la parola crisi ha in sé il germe del rinnovamento. E di qui, se vuoi, sì. per spingerti verso un'altra parola, riprendo il tuo... No, 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 sono... In... scusate. Ecco per... che entrano, no, vai, vai. I... entrano i veri partecipanti. Sì, vai, vai, ceci, ceci. Scusate, eh. Chiudi la porta, grazie. Sì, nel... sì, infatti. Perfetto. Sì. Ehm... Ti recito no, no, la... Einstein e ti spingo verso un altra, su un'altra parola. Cioè, Einstein mi piaceva quando sosteneva eh, il fatto che non possiamo risolvere i problemi con lo stesso modello di pensiero con cui lo abbiamo creato. Quindi, il tema della, del, del creare un'incertezza, cioè mettere in crisi non il, il momento, quindi l, il, la necessità di cambiamento, ma il, mo, il modo in cui tu pensi a quel cambiamento è l'unico modo per uscirne. Prima dell'altra parola che ha a che fare con la crisi, secondo me, è il... ho un sacco di idee sulla crisi, ma quello che mi viene venuto in mente nell'ultimo secondo è quello del, del nostro uh, modo di camminare. Noi siamo gli, tra i pochi animali, credo gli unici, che perdono l'equilibrio per avanzare. No? Gli animali quadrupedi sono tutti con un baricentro stabile, noi invece avanziamo, ci sbaricentriamo. Perdiamo l'equilibrio per poi ritrovarlo mettendo il passo in avanti e così proseguiamo. Ecco ancora lì, il nostro modo di camminare riflette, secondo me, il nostro modo di evolvere culturalmente. No? Noi continuiamo questa, questa cosa che dicevi, di non è che siamo noi a metterlo in crisi, è che facciamo degli esperimenti sulla realtà. Questo lo faceva Einstein con la meccanica quantistica e vediamo che la realtà non risponde come noi pensavamo. Allora ci viene, giustamente, se non siamo stupidi, l'idea che il modello che ci siamo fatti del mondo non sia corretto. E quindi riproponiamo o cerchiamo una nuova eh, interpretazione della realtà che possa permettere un'interpretazione o una previsione di quello che succederà sempre più corretta. Eh, mi, però mi contraddice quello che dici tu, no? Cioè, o meglio, ci sono delle, delle persone nel mondo, nella storia dell'umanità che riescono a creare qualcosa di invariante direbbe Albert Einstein, cioè qualcosa che vale sempre, qualcosa di universale di non relativo Molto, molti pensano che Einstein sia l'uomo della relatività, Einstein cercava l'invarianza delle leggi universali cioè diceva quello che vale sulla Terra deve valere sulla Luna e deve valere su Marte o su un dentro un buco nero allora forse la, la, sarebbe bene parlare di design quello classico come un invariante nello spazio-tempo cioè Castiglioni Bauhaus, hanno tirato fuori delle cose che valgono oggi, valgono domani e valgono eh, nel futuro. Eh, come fanno, non lo so, non è il mio compito, però è, è vero che è molto simile alla ricerca dei fisici. I fisici cercano le verità assolute, non so se quello è un design assoluto, però è vero che ci sono dei, dei, delle curve che dopo sei mesi sono vecchie. Invece ci sono delle forme, delle capacità di sintetizzare qualcosa di assoluto che appunto alcuni oggetti di design sono riusciti a fare non so come, è una sorta di magia credo. Però ecco, la crisi per poi uscire da questa cosa ci, ci obbliga a ripensare a noi stessi cercando di superarci e poi però ci sono queste mosche bianche che dovremmo prendere in considerazione che invece sono insuperabili. Teniamocelo lì, se no, apriamo un capitolo. Sul sui concetto di mosca, di mosca bianca mi, mi, ci torno dopo perché quella è una, Vai una di battaglia. Da, fammi buttare lì una parola: no. a me che piace tanto Vai. questa parola, che la crisi naturalmente pre preoccupa, spaventa ed è giusto così, però c'è un'arma per combatterla. A parte preoccuparsi, che è, un, è sano, occuparsi prima, preoccuparsi, ma poi usare l'audacia. Ecco, io credo che una parola che dovremmo riscoprire a prescindere da questa crisi che è quella del rischio, del coraggio, dell'andare col macete in mezzo alla foresta e non percorrere i sentieri già calpestati e già battuti, è questa parola straordinaria che io trovo che essere audaci vuol dire rischiare, non avere paura, tanto nessuno muore nel ventunesimo secolo nel mondo occidentale se non di queste brutte malattie, ma non, non, non credo che qualcuno possa morire di stenti, che non ha il cibo da mangiare, soprattutto da quelli che ci stanno ascoltando, quindi è quasi un dovere essere audaci cercarsi strade nuove, cercare nuove soluzioni, sbagliare, beccarsi la porta in faccia, ma essere abbastanza forti da rialzarsi tutte le volte. Ecco, l'audacia io vorrei che venisse messa in campo in questo periodo particolare, rischiare, non avere paura di, di buttare il cuore oltre l'ostacolo, di, 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 di intraprendere una strada mai intrapresa, perché come dicevi tu, se torniamo ai vecchi strumenti del Novecento, che ci siamo portati fino all'alba del ventunesimo secolo, difficile che, che si riesca a trovare qualcosa di, di nuovo. No? Eh, quindi per me la parola che, che oggi dovremmo mettere in campo non è tanto il, no, il, la roccaforte, il, la tana, il, il proteggerci, il, ma audacia. Naturalmente, ripeto, non rispetto al virus, eh, non andiamo in mezzo agli altri per prenderci il virus e, e rischiare di morire, ma nelle scelte imprenditoriali, nelle scelte manageriali, nelle scelte da studenti, nelle scelte del design, cioè andare a scoprire tutte quelle connessioni, quei dots che, di cui parlavi tu prima, sempre più lontano dalla nostra casa base, eh, cercando di includere cose, di, 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 di prendersi la responsabilità di sbagliare. Ecco, l'audacia credo sia prendersi la responsabilità di sbagliare e di difendere le proprie scelte, anche se sbagliate, in nome della ricerca del nuovo, dell'innovazione. Io credo che questo momento storico chieda veramente della leadership audaci. Cosa ne pensi, Matteo? Sono più che d'accordo, poi il modo che hai di raccontare sempre questi concetti complessi mi, <ride> mi commuove. <ride> no. Ma la, um, mi fa venire in mente un, un, un vecchio aneddoto che si usa spesso in psicologia, che è l'effetto lampione, non so se lo conosci. Cioè laddove cerchiamo uh, soluzioni nuove le andiamo a cercare più o meno dove conosciamo. Cioè, co cosa, cosa raccontava il vecchio Adagio? Raccontava la storia dell'ubriaco che perde le chiavi nel, nel parco buio e le va a cercare sotto il lampione perché è l'unico posto dove vede qualcosa. Okay? senza pensare dove deve essere perso. E questo ci fa pensare che sostanzialmente in questi contesti, proprio perché spesso viene meno il coraggio, viene, viene questa audacia, o ci aggrappiamo alla sicurezza dei contesti che conosciamo, sempre per parlare del cambiamento di prima, tendiamo a vedere solo quello che vogliamo vedere, o ci aspettiamo di vedere, o ci fa più comodo vedere, o ancora peggio non vediamo più quello che siamo troppo abituati a vedere. Quindi quel tipo di audacia che spesso è eh, qualcosa che non riguarda solo il vedere ma probabilmente qualcosa di più che è il guardare, l'osservare, lo scrutare, quindi ha molto di più che gli occhi, ritorna a quella visione di prima, diventa una variabile fondamentale, cioè una via di uscita che indipendentemente quale sia l'attività umana che noi facciamo, eh, diventa un'arma eh, strutturale eh, per eh, riuscire a vincere. Il nemico che è l'incertezza. No? E spesso si, eh, si pensa che sia solo, solo gli occhi o la connessione degli occhi col cervello che ci permette di vedere o di avere una visione, ma mai come in questi concetti l'intelligenza della pancia o l'intelligenza delle mani viene a nostro favore, non è lì che che nasce l'insight, un'altra parola che è super utilizzata sia dal punto di vista del design, della comunicazione, delle arti, eccetera, no? da cosa nasce, cioè proprio il guardare dentro, no? non è fuori, ma è proprio dentro di me, non la soluzione, e quella è quella spinta, quella audacia che ti spinge ad andare verso il buio, dal lampione, no? e cercare la soluzione da dove quella soluzione apparentemente non c'era. Così, Guarda, mentre parlavi eh, del lampione mi veniva in mente quando scrissi tanti anni fa un libro sull'innovazione. Non sapevo a chi far scrivere la prefazione, e ho la fortuna di avere questo amico che si chiama Alex Bellini. Che è un esploratore. E gli certo, chiesi sì. se, se aveva un amico voglia. comune: attraver attraverso l'Oceano Atlantico con la barca Veli, con la barca ba Remi, e l'editore che amo, è, è, il mio editore, mi, mi dice, ma cosa c'entra un esploratore con la tecnologia? No? Guarda che la tecnologia è lo strumento, non è, non è il fine del, dell'innovazione, co così come penso del design, no? il, il, il software per la modellazione 3D o il software, non so quali software usano il design per fare comunicazione sul web, l'HTML o qualunque cosa, non è il fine, cioè, il vero fine è l'esplorazione. E poi la capacità di fare sintesi di questa esplorazione regalando al mondo un oggetto, uno scritto, un'avventura da raccontare agli altri. Quindi, di nuovo, cioè, la, la, e, e non voglio essere mh, eh, un parvenuto o sembrarlo, un po' lo sono, ma non sto dicendo che allora tutti quegli audaci vinceranno. Purtroppo si andranno a schiantare centinaia di persone nell'audacia, ma se non lo facessimo, cavolo, per non dire un'altra parola... Eh, anzi come non lo, lo abbiamo fatto in Italia negli ultimi anni eh, è dimostrato che poi statisticamente nascono poche start up pochi nuovi imprenditori, poche nuove vision po poche nuove visioni cioè dobbiamo aumentare il tasso di audacia nella nostra società, quella europea soprattutto perché in America So, so che tu hai delle visioni eh, opposte, comunque non, non totalmente. In America a me sembrano così tanto più giovani culturalmente, così tanto più entusiasti della vita, così tanto più esploratori che i razzi, i cellulari, gli smartphone, i computer, la meccanica, eh, i, 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 i computer quantistici. Magari in Europa ne parliamo, magari in Europa li, quanti, li, li teorizziamo, ma poi sono questi bambini disincantati, innamorati della vita a farli. Ecco, noi dobbiamo tornare a essere un po' così, noi europei. Con tutto no, no, che... vero, no, no, non ho una revisione sì. completamente opposta, anzi è molto para... parallela. Pa eh, poi penso è vero che loro mancano, eh, mancano totalmente eh, di tutta cioè, quella parte di analisi, però a volte a noi italiani questa analisi, che parte sempre da Aristotele, da Platone, da Dante. Da, dai grandi mostri sacri del 700, dell'Ottocento, del Novecento, non ci fa arrivare mai al traguardo. Quindi, ecco, l'audacia è: partiamo abbiamo perso quell'ingenuità quell e quella leggerezza, ci prendiamo un po' troppo sul serio ogni tanto. E questo ci fa perdere leggerezza, ci fa perdere velocità. Questo è un po' il male. Sul, sulla capacità generativa, delle idee, non ho dubbi di dove stia. <ride> Ho capito, ma bisogna, bisogna renderla prodotta prodotto, azione. bisogna renderla <ride> no, per tutti, e noi non siamo capaci, Benissimo. diciamocelo, se eh, cioè, no, più che capaci, alcuni lo fanno. <ride> al, eh? Siamo siamo più che capaci va bene. Pochi, secondo me, troppo pochi rispetto a quello che potremmo fare realmente. Una cosa: siccome noi andiamo avanti anche a parlare per sette ore, se lo facciamo, a, 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 tra me e invito il pubblico anche a eh, interagire con domande o, o, o commenti, questo è fondamentale per mantenere viva anche la, la conversazione. Sì. C'è un, uh, un tema, uh, caro mio scienziato, che ti riporto da Kant uh, e dimmi se, sì. se aveva secondo te ragione o meno, che diceva che l'intelligenza di una persona si misura dalla quantità dell'incertezza che è in grado di sopportare. Questo è un tema secondo me interessante perché eh, spesso invece l'incertezza, soprattutto nei contesti organizzati, è qualcosa che viene messa all'angolo, è qualcosa da evitare, è qualcosa da limitare perché tanto più io ho precisione, tanto più io posso agire per logiche predittive, tanto più probabilmente il mio pensiero sarà meccanicistico, quindi sarà un pensiero per sillogismo. A definisce B, B definisce C, da C sicuramente arriverà D. E quindi tanto più io riesco a eliminare l'incertezza che c'è tra le singole lettere e tra la loro consecuzione, tanto più, secondo me, ed io, zia, ehm, riuscirò ad avere un pensiero lineare e quindi vincente. Cosa che invece, eh, onestamente, anche nei sistemi organizzati penso sia eh, il contrario. Cioè, tanto più riusciamo a mantenere viva un, una quota di, di incertezza, tanto più probabilmente il sistema si renderà pronto al cambiamento. E così. questo cambiamento può arrivare da una variabile esterna. Vedi, eh, in questo momento nessuno di noi era pronto a, al fatto che questa variabile potesse arrivare da un virus grosso come un micron. Okay? Però eh, su chi sono le aziende più veloci, le aziende, le organizzazioni, i contesti più veloci a reagire? Quelli preparati a mantenere quel concetto di incertezza vivo e latente. Su questo tema è un tema su cui eh, vorrei sfidarti perché ci porta, secondo me, a parlare di un tema gigantesco, probabilmente mh, possiamo stare qui a parlare due ore e mezza, io e te, che è l'importanza dell'errore. Cioè quanto quest questo tema viene allontanato come se fosse il nemico e quanto invece eh, è il, il più grande amico dell'innovazione. Il più grande amico dell'umanità, secondo me. Se per innovazione intendi umanità, sì, l'umanità che cambia. No, allora il tema dell'incertezza dell è super cronaca. Eh. In questi giorni la comunità scientifica è in totale ribellione con il ministro Boccia che ha detto l'altro giorno: La scienza ci deve dare risposte certe, no? che è esattamente il contrario dell'incertezza. Dentro la quale la scienza e credo qualunque disciplina sana debba muoversi, cioè tutte quelle discipline che lasciano eh, le nuove generazioni, così come anche i dissidenti all'interno delle vecchie generazioni, discutere della stessa disciplina, mettendola in discussione ogni giorno, secondo me è una disciplina sana, nel senso che è vitale, eh, eh, continua a crescere, continua a modificarsi. Eh, la scienza, perché da lì arrivo. Eh, poi magari tu ci dai il tuo parere sul design o sulle aziende. La scienza è secondo me da prendere come riferimento perché eh, Galileo ha messo in discussione Aristotele e eh, lo allora dice. Basta, quindi Galileo è diventato un classico è arrivato. Einstein ha messo in discussione Galileo, arriverà qualcuno che metterà in discussione Einstein. E la cosa bella è che quel qualcuno all'inizio è un'incertezza, è un errore o parte da un errore. Quindi tutto quello che Permette di evolversi attraverso una rivisitazione dei modelli precedenti per via di un errore, di una incertezza, di, un, di una simmetria con la davanti, eh, permette appunto di mantenere sano il sistema l'organismo dentro il quale quell'evento quel sta avvenendo. Io ti riporto un esempio giusto per essere contaminati, ancora più esterno alla scienza e più esterno al business, che è il mondo delle piante. Io sto leggendo e conosco Stefano Mancuso che, che scrive di, del mondo naturale e lui dice che la foresta sana non è la, so la foresta che ha un solo eh, esemplare o una sola specie di albero, magari la più forte, no? ma è una foresta che è biodifferenziata, cioè che ha al suo interno, è biodiversa, ha al suo interno tante piante, tante specie, e così noi dovremmo eh, costruire le nostre aziende costruire i nostri progetti avere tante visioni tante... perché se sbaglia una cioè se un'azienda è con una leadership molto forte con un management super allineato con una visione una policy univoca se quella policy e quella visione poi viene messa in crisi da un cambiamento esterno si va a carte 48 se invece dentro l'azienda dentro l'ecosistema, dentro il progetto ci sono tante visioni questa cosa permette che in caso di un attacco esterno, di un attacco eh, esterno nel senso anche culturale, non per forza un virus, questa azienda, questo sistema, questa organizzazione sappia reagire perché ha gli anticorpi, perché ha, al, ha le relazioni per farlo e quindi io credo che queste siano tutte metafore, no? quella del, eh, di Kant, quella della foresta di Mancuso, ma anche quella eh, delle crisi della fisica. Cioè, più ci sono voci diverse, più c'è incertezza, più c'è discussione interna al sistema, più questo sistema ha la possibilità di andare avanti nel futuro. Più è rigido, più è unilaterale, più è cristallizzato e più rischia di essere infranto da una qualunque perturbazione esterna. C'è una bellissima metafora su questo, che è la storia delle farfalle durante la rivoluzione industriale in Inghilterra. Bellissimo. Le, le piante in, nell'Inghilterra della rivoluzione industriale erano principalmente betulle, eh, quindi sostanzialmente ri, ricoperte dal fungo bianco, e la colonia di farfalle che viveva su quelle betulle era una colonia di farfalle bianche che, come tali si mimetizzavano ed erano immuni al, al pericolo esterno, quindi al le predatore. Le Arrivato l'agente esterno, agente esterno naturale, eh, scusami, non naturale artificiale. artificiale. Artificiale, bravo, che è l'inquinamento dovuto dal, dal, dall'evoluzione industriale, i funghi che rendono bianco il, il, la corteccia della, della betula muoiono, diventano neri e, ovviamente, rendono visibili tutte le farfalle bianche ai predatori. Chi si salva? Quelle due o tre specie che la natura, per un errore ben programmato, ha sapientemente messo lì nere perché quelle saranno il germe su cui rinasce la specie, l'unico germe che aveva già previsto quel tipo di ha, E la natura non ha a sua volta eliminato le farfalle bianche, ha contenuto a mantenere una percentuale di farfalle bianche anche quando il modello vincente era quello nero. Eh. Questo io lo trovo straordinario perché è evidentemente la metafora di quello che l'organizzazione complessa sana fa. Cioè, ovviamente un'organizzazione ha bisogno di ordine, disciplina eh, e, e controllo, altrimenti eh, evidentemente l'anarchia e l'entropia prenderebbe il sopravvento. Ma quella sana eh, salvezza di un piccolo ente dentro che è il microbo sostanzialmente, per, per citare Pasteur, eh, che sta lì e agisce per far cambiare l'organismo a tempo debito, quello è tema da salvare. Spesso lo arginiamo, lo dimentichiamo, soprattutto in organizzazione aziendale lo, eh, lo rendiamo spesso troppo, troppo poco importante rispetto a quanto sia. L'altra metafora che mi piace sempre fare, e credo proprio di averla imparata da te, è quella di dei famosi pinguini impazziti no? del documentario, andatevi a vedere un documentario favoloso su, lo trovate su Youtube o su altri canali eh, di Herzog dove viene osservata la colonia di pinguini che eh, migra verso il mare alla ricerca di cibo e puntualmente ogni eh, evento di migrazione c'è una parte di pinguini una piccolissima parte di pinguini che devia di 90 gradi e va verso le nevi perenni quindi sostanzialmente andando al 99,9% incontro alla morte. Quei tre pinguini impazziti che, anche se provi a rimettere in linea nella colonia, continueranno a rigirare e andare dall'altra parte, saranno quelli che salveranno tutta la specie laddove le condizioni ambientali non ti faranno più trovare il mare alla fine della, della migrazione. Quello lo trovo un altro che esempio bellissima. di connecting the dots, di quanto spesso la pazzia, lo strano, il diverso, l'anomalo li guardiamo con un occhio magari meno chi eh, di noi fa, eh, si occupa di discipline creative molto di più chi si occupa di organizzazione vengono guardati come quell'occhio sì vabbè, ma quello è un po' un pazzerello è un po' l'artista sì, sì. che però è la vena di salvezza vai sì. c'è cioè una, una domanda su whatsapp ce l'hai tu, ce l'ho io Intanto che la cerchi, ti, allora, ti, la se cerca. mi lasci, cercala. No, questa cosa dei pinguini è, è straordinaria, invito veramente tutti ad andarsela a cercare su YouTube, cer se, scrivendo pin pinguini impazziti. La scena che tu hai giustamente per tempo tagliato, per... ma quando loro dicono eh, la regola è non toccare i pinguini, cioè la regola per gli umani è non toccare i pinguini perché hanno provato nel passato a prenderli e rimetterli. No? E io dico, eh, questa cosa deve valere sia per il nostro sistema complesso chiamato cervello o mente, sia per le organizzazioni, ma sia per la società. Cioè ci sono delle voci esterne alla colonia del, dei miei neuroni, ma anche della, delle organizzazioni, ma anche delle nostre società, quindi de, de, della globalizzazione, che devono essere lasciate stare. Cioè come se fossero un centro di ricerca che non troverà mai niente, cioè, ma che, che sono quelle che salvano il mondo nel momento in cui eh, il mondo cambiasse repentinamente. Cioè, e, e ce lo dobbiamo permettere, eh, chi siano, quanto debbano essere pagate, che faccia hanno, che ruolo gli diamo, eh, non lo so, saranno i poeti, saranno i filosofi, saranno i musicisti, saranno i poeti maledetti, io non so cosa sono, ma ci sono sempre delle persone che pensano in modo diverso. E anche nel nostro cervello, se lo ascoltiamo, ogni tanto c'è una deriva, una deriva eh, in una direzione che però dobbiamo permetterci di lasciare andare. Eh, dopo affronteremo il tema della noia, no? anticipiamolo. Ecco, ci sono dei momenti in cui ci sentiamo anch'io nel bioritmo sbagliato, ci sentiamo di generare idee che non sono eh, allineate con tutto quello che abbiamo fatto prima, che sono disordinate. Eh, disarticolate, che non capiamo e non sappiamo spiegare. Io credo che quella roba lì sia quasi patrimonio dell'UNESCO. Dovremmo salvaguardarlo, dovremmo permetterci a noi, alle nostre aziende, alle nostre culture, di averne sempre una porzione. Perché lì, se si va a studiare la storia dell'universo e la storia dell'umanità, alla fine è nata la salvezza, è nato il, il nuovo mondo. È, 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 il casino è capire chi è solo un rompiscatole e chi è invece l'uomo che poi ci salverà. Eh, però ci sono dei, dei segnali, io ho imparato a riconoscere le persone che rompono le scatole giusto per romperle o quelli che invece rompono le scatole perché hanno dentro di perché sé si un, già, già il mondo nuovo no? che noi ancora non vediamo, ma loro ce l'hanno dentro. Steve Jobs era uno di questi, cioè, lui vedeva l'iPhone, gli altri vedevano il Blackberry, cavolo. Ma il Blackberry era la verità in quel momento. Io mi ricordo: più, più tasti aveva un telefono, e più era figo. E, e Steve Jobs disse: mm. il telefono avrà un tasto solo, ma la gente l'avrà preso per folle e gli, avranno, gli ingegneri gli avranno detto la qualunque, e alla fine oggi, se siamo qui davanti a questo monitor a parlare, è anche grazie a quella visione di un tasto solo. Quindi, ripeto, mh, mh, non so come definirla, ma quella. quella, quella... Quell'insieme di individui, di neuroni o di pinguini vanno salvaguardati nelle aziende, nelle comunità e nelle culture. C'è una domanda che arriva dalla, da chi ci sta ascoltando: una domanda di Edoardo, che è, mi sento di fare a te, visto che sei. È, tra noi due, quello che calca più le aule delle, delle università, um, che ci chiede se, a proposito di cambiamento, vedi un cambiamento nel modello di pensiero tra uh, i, i giovani di oggi, cita appunto la generazione Z quindi sostanzialmente per uh, uscire dal tecnicismo quelli nati dal 95 al 2000, quindi oggi tra i 20 e i 25 anni, e la generazione precedente, quindi la famosa generazione ipercitata dei millennials. Uh, vedi qualche cambiamento? C'è un'evoluzione che di generazione in generazione ti senti di stigmatizzare o di, o di, o di mm -hmm. mh, portare comunque come discussione? C'è un cambiamento già nel mm -hmm. modo di pensare? La allora, prima cosa che dobbiamo dire, secondo me, ed è fondamentale, Visto che magari ci sono anche degli adulti ed altri professori ad ascoltarci, non voglio parlare per lo YED, parlo per Massimo Temporali che insegna lo YED, Non credo sia la linea comune, però smetterei di pensare che le generazioni attuali sono peggiori di quelle precedenti. Eh, proprio perché tutto quello che è nuovo, per chi ha gli occhi del vecchio, sembra sbagliato. No? Io ricordo un aneddoto. Eh, mia zia, non mia mamma, ma mia zia quando mi vide col Walkman, forse i più vecchi di me o i, o i miei coetanei si ricordano, negli anni Ottanta arrivò questo straordinario oggetto della Sony. Che si chiamava Walkman, design straordinario anche quello. Eh, che permetteva per la prima volta nella storia dell'umanità di isolarsi in quella che gli sociologi chiamarono la bolla privata, cioè. Ascoltare la musica e sentivo Bimbo Mix, non è che ascoltassi grandi cose, ma a Natale mi regalarono la BMX, la felpa degli anni 82-83 e il Walkman. E a me l'idea di girare con la BMX, col cappuccio su e le cuffiette mi sentivo figo. Eh, mia zia disse a mia mamma, quel ragazzo avrà problemi di socialità. Ecco. Quella generazione lì che è vissuta e nata negli anni 40 e 50, vedendo noi degli anni 70 con il Walkman, interpretò quella roba come la rovina del mondo. Io oggi ho più relazioni di mio padre e di mia madre, molte di più di mio nonno e di mia nonna. Magari non sono tutte fisiche, sono virtuali, ma non sono peggiore di loro perché ho usato il Walkman. Quindi attenzione a non dire che chi usa il digitale, chi usa lo smartphone, chi usa Instagram o Whatsapp sarà peggiore di quelli precedenti, c'erano. Di stupidi anche la mia generazione, e quella di mia nonna e di mio zio. Quindi è chiaro che se guardiamo la media, eh, eh, ogni tanto ci sembrerà di vedere un cretino che posta torte e, e, e gatti e, e, e puzzette, che ne so. Ma poi ci sono anche degli imprenditori, dei visionari, degli artisti che usano il digitale per fare cose straordinarie. Arrivando alla differenza tra le due generazioni, io non noto questa cosa. Quello che noto è l'effetto che fa questa voce così accorata di noi adulti che dicono ai giovani che sono stupidi. E questi ragazzi hanno poco coraggio, sono poco audaci, non, a, non aggrediscono il digitale come dovrebbero, si, si sentono eh, passivi e si sentono extracomunitari. Cioè c'è una comunità di digitali e poi ci sono gli extracomunitari italiani che vivono Facebook, Instagram, come qualcosa di passivo. Nessuno di loro durante i miei esami dice cazzo mi invento il nuovo Instagram, mi invento il nuovo Facebook o damogli un altro nome. Tutti a dire usiamo Instagram per fare questo. Ecco, questa roba qua la noto sempre di più. Ogni anno che passa vedo sempre meno audacia. E secondo me non è colpa dei ragazzi, è colpa nostra degli adulti che continuiamo a dire che sono più stupidi, che il digitale li rincoglionisce, che non sono capaci di progettare, che non hanno cultura. Ma io da ventenne ero stupido quanto loro, se non più di loro. Poi lasciamogli il tempo. Piano piano, come siamo cresciuti noi, cresceranno anche loro. Ma se continuiamo a dire di... Che sono stupidi se va da nessuna parte, eh, sicuro. Io lo sono rimasto, quindi non è un problema. C'è cioè, eh, secondo me un tema interessante su questo perché l'evoluzione è evidente, di, secondo me, di generazione in generazione, ed è un'evoluzione un morbida che ha a che fare con quello che dicevi, cioè con l'utilizzo sicuramente della, della tecnologia, soprattutto nella fase di formazione. Spesso viene stigmatizzata e viene allontanata, proprio perché si pensa, e questo lo si, lo si, lo, lo si vede guardando eh, il comportamento di genitori con figli piccoli, che tendono a dire: No, non stare troppo sul cellulare o il cellulare è un male o troppi videogiochi non fanno bene, eccetera. Um, questo ahimè, è un grandissimo pregiudizio da una parte, a una, a una parte di verità, sicuramente dall'altra, nel senso che il tempo comunque è una risorsa scarsa. Però è un tema di cui abbiamo già dialogato, che ha a che fare anche con la responsabilità della scuola, non tanto della scuola universitaria, che già secondo me eh, sta facendo eh, passi veloci, soprattutto in alcuni ambiti, eh, negli ambiti delle accademie e delle discipline creative, sicuro, in altri eh, un po' più solidi, un po' meno, che è ancora ancorata a un modello di formazione eh, che definisco morale, cioè occupa un casino di materia a celebrare nel farmi ricordare dei concetti che tanto sono presenti nella memoria collettiva. Quando invece tutto questo investimento che, che è di tempo investito nel dover ricordare il, il 5 maggio a memoria potrebbe invece essere riconvertito nella comprensione di perché Manzoni in quel momento ha scritto il 5 maggio e che cosa stava succedendo intorno a Manzoni che ha portato un intellettuale a prendere quel tipo di strada e magari a connetterlo con un, un elemento storico un elemento progettuale, un elemento artistico e magari l'avanguardia che stava succedendo questo sistema di connessione è un sistema di cui i cervelli delle nuove generazioni sono molto più pronti perché sono molto più veloci a scattare eh, tra un'interazione e ma... no. Dei millennial si parlava di tutorial generation, no? proprio perché se tu, eh, ed è un'osservazione evidentissima, interroghi qualsiasi millennial eh, su un argomento di, 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 di cui è interessato, avrà una profondità di competenza che non rintracci in nessun esperto teorico o universitario, mai, perché è andato a ricercarsi tutte le connessioni che riportano quel tipo di interesse. Questo tipo di mentalità, di, di schema cerebrale, di modello cerebrale, è un tema in cui le nuove generazioni, la Generazione Z, unita alla consapevolezza, la consapevolezza ambientale, sociale, che è sicuramente maggiore rispetto alle generazioni precedenti, è un'arma impressionante. Che se la scuola non prende in considerazione, diciamo che è passata problema... di omicidio colposo. Il problema, Matteo, è formare i, i docenti. Ah, e questa è la crisi, no? tu hai quando il vecchio non è ancora morto. Cosa dicevi? Il vecchio non è ancora morto e il giovane non è ancora nato. Non è ecco, ancora nato. Abbiamo... Esatto. Adesso non voglio parlare, visto che io sono un professore però, eh, dello Ied, però c'è so, una classe di professori che ripeto hanno una cultura sterminata. Ne ho conosciuti alcuni allo IEAD facendo da assistente da lasciarti a bocca aperta. Eh, che però non hanno, secondo me, di questa età, non, non allo iedi in generale, eh, non sono riusciti a fare questo scarto e saltare dall'altra parte del, del barricato, dal XX al XXI secolo. Ma attenzione, l'errore di fondo gigantesco è chiamare tecnologie i computer o gli smartphone, perché, signori, questa roba che tengo in mano è una tecnologia, solo che l'abbiamo vissuta nascendoci come una cosa naturale, ma la lavagna... Il gesso, il libro, l'alfabeto sono tecnologie. Guardate che non sono sempre esistite. Cioè Cicerone o chi veniva prima della cultura scritta odiava, ha odiato l'arrivo della scrittura. Diceva Guai a voi non vi ricorderete a memoria le cose. Voi umani che scrivete. Le... Quindi attenzione a non giudicare con la lente di ingrandimento un cambiamento che è sicuramente epocale, sicuramente interessante il digitale, ma non è la prima volta che viviamo. L'arrivo di una nuova tecnologia nel mondo della conoscenza, cioè la Gutenberg, quando nel 500 ha introdotto i caratteri mobili, ha cambiato il mondo. Cioè, prima nessuno leggeva, prima nessuno aveva i libri, e così è stato internet, così sarà quello che arriverà dopo. Quindi, la prima cosa è vero: ci sono delle potenzialità gigantesche nella capacità degli umani nuovi nel connettere i, i puntini alla velocità della luce perché. No, loro con il link saltano da una parte all'altra. In più, questa loro consapevolezza sull'ambiente e l'ecosistema secondo me ha una forma mentis nuova. Lasciami portare avanti la mia causa: non noi genitori, noi adulti, smettiamole di giudicare. Diversamente coi giovani, occhi. diversamente giovani, con i nostri occhi, i, 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 le abitudini, le prassi culturali, antropologiche dei nostri ragazzi. Il nostro compito è giusto quello di. Ed è sacrosanto di stemperare, di frenare, altrimenti tutti faremmo qualunque roba nelle nuove generazioni. però è giusto anche che ci sia una differenza tra noi e i nostri figli, altrimenti restiamo lì. Tra me e mia zia, con Walkman e senza Walkman, è cambiato: è cambiato con l'automobile, cambierà con lo smartphone, cambierà con quella dopo. Ma il cambiamento è naturale, quindi ci deve anche un po' infastidire, a noi anziani, no? A noi giovani. Fammi, fammi lanciare. Sì, Fammi lanciare una, una connessione su questo, visto che sul tema di creare connessioni. Perfetto, La, uh, di lanciare connessioni tra. Um... Tra diverse persone tra diverse intelligenze, secondo me, in questi giorni ti ha visto protagonista, che è un tema, sì. eh, apre un tema, secondo me interessante, che è il tema della riconversione. Cioè, eh, stiamo sì. vivendo uh, un momento, per cui ovviamente si fermano le produzioni e si riaprono quelle che sono in grado di riconvertire a, una, a un bene superiore. C'è una, un'azione che, che ti ha reso protagonista in questi giorni, che è proprio un'azione di riconversione, quindi quella dei respiratori per l'ospedale di Brescia. Hai voglia di raccontarla? Perché sì. secondo me nasce proprio da questa capacità di reagire immediatamente a un impulso, mettere in comunicazione intelligenze diverse e far partire un'azione che prima non sarebbe partita così velocemente. Sì, a me piace la filiera, che credo che nel design vada sempre, cioè prima del progetto c'è la cultura e dopo il progetto c'è la produzione, no? quello che noi chiamiamo making o il maker, quindi c'è cultura, design e, e, e produzione. Ecco, eh, in questa filiera io sono stato la parte culturale, io nel territorio bresciano dove poi è avvenuta questa bellissima vicenda di riconversione, stavo attivando da, da circa due anni una bellissima... Eh, attività, scusate il bisticcio di parole, di eh, diffusione della cultura dell'Industri 4.0 insieme al giornale di Brescia, era un'attività di diffusione della cultura scientifica. La, la direttrice del giornale di Brescia mi deve aver sentito dire che non è certo una tecnica dell'Industri 4.0 2500 volte che la, la stampante 3D permette una quella che viene chiamata eh, smart production o fast prototyping, chiamatelo come volete c'è cioè la possibilità di produrre oggetti a una velocità piuttosto elevata rispetto alla vecchia filiera industriale, che poi li produce molto più velocemente ma in, nella fase di prototipo e di prima serie è imbattibile, l'additive la, la manufacturing, insomma questa roba qua è culturalmente entrata nel tessuto bresciano, fino ad arrivare alla persona con cui collaboravo che era la, la, la direttrice venerdì 13 marzo mi chiamò alle 8 e mezza dicendo Massimo Abbiamo un'urgenza all'ospedale di Chiari, stiamo finendo le valvole Venturi. Mi ha detto un pezzo di de, un macchinario che permette ai malati di respirare. Se da domani questa cosa non cambia, moriranno le persone. Allora mi ha mandato via WhatsApp l'immagine di questa valvola, è una valvola semplice, la cercate tubo Venturi, stampa 3D, la trovate su internet. E, e senza essere troppo esperto di stampa 3D, perché ormai io sono presidente della mia azienda, non sono un tecnico ho capito che quella roba lì era fattibile. Abbiamo cercato la persona dentro il network delle persone che conoscevo su Brescia, più brava, abbiamo trovato Christian Fracassi, che non ringrazieremo mai abbastanza, che è un ingegnere molto preparato, con un dottorato poi in scienze dei materiali, che ha fatto reverse engineering della valvola, l'ha ridisegnata, alla sera, erano le 8 e mezza della mattina quando mi ha chiamato la, la, la direttrice. Alle 4 e mezza c'era già il primo prototipo sulla macchina, stampato 3D in FDM per, i, per chi se ne occupa. Eh, quindi, con una macchina abbastanza semplice, eh, filamento. E eh, una volta validato col clinico, quindi con l'ingegnere clinico, è andato in produzione sempre in additive manufacturing con una macchina un po' più professionale a polvere e a laser. Producendone cento e salvando centinaia, se non migliaia di vite nei giorni successivi. Anche noi a Milano poi ne abbiamo stampate, e questo è stato il primo atto di questa vicenda. Il secondo atto, che di nuovo racconta quanto l'inclusione sia fondamentale, è un medico sempre di quell'ospedale, il dottor Favero, l'ingegner Fracassi, sottoscritto in relazione con Decathlon, partendo da, da, da Favero fino a Fracassi, fino a arrivare a me, arrivare a Decathlon. Abbiamo hackerato la maschera da snorkeler non bellissima, dobbiamo dire, dal punto di vista del design, almeno del progetto, lo trovo antropologicamente molto, è molto ingombrante, no? da vedere sulle spiagge questa cosa. Non mi piace, almeno a me, ma questo è un gusto personale. Ma invece è diventata un device, un dispositivo, che ha salvato centinaia, forse migliaia di nuovo, di vite. Perché, tolto lo snorkeler, hanno stampato, hanno disegnato e poi è diffuso online questo, questo snodo chiamato Snodo Charlotte, che è possibile stampare con un FDM che permette al tubo dell'ossigeno di entrare e permettere ai, ai malati di eh, respirare in un ambiente più ossigenato. Anche questa cosa qua è pura visione laterale, è contaminazione, è open innovation, è eh, disorganizzazione se vuoi, perché abbiamo, rotto, abbiamo infranto brevetti, abbiamo... Eh, bypassato certificazioni, ma abbiamo salvato centinaia di migliaia di vite. E sui su Facebook, quando noi postavamo queste cose, la gente ci diceva, voi siete pazzi, voi siete nell'incertezza, a... voi siete eh, sbagliati, state commettendo un errore. E ha risposto benissimo eh, Christian dicendo in, in un commento, fa, ma quando voi avete un paziente accanto a voi che sta morendo perché non riesce a respirare e voi avete un pezzo di plastica stampato 3D, che può sostituire il pezzo originale e salvare la sua vita, voi cosa fareste? Cioè, voi vedete qualcosa che, voi, che io non vedo, no? per tornare alle visioni. E, e l'unico modo di agire è costruirsi gli strumenti per superare quella crisi. E credo che questo sia uno degli esempi più belli che, che io ho vissuto da così vicino, ce ne sono migliaia nella storia dell'innovazione e della tecnologia, però qua c'è creatività, tecnologia, cultura, umanità, velocità, eh, un po' di pirateria, tutti quegli elementi che rendono affascinante il mondo dell'innovazione e della storia dell'umanità. Vi auguro lo stesso successo che ha avuto un altro hackeraggio, eh, ce lo insegna la storia del sistema industriale, che è stato il successo della Vespa. Anche lì nato da un contesto, un contesto negativo, un po' sbellico, in cui per via delle, delle, delle sanzioni non si poteva più riprodurre eh, per l'industria piaggio eh, materiale aeronautico. E quindi sapevano fare motorini di avviamento di motori delica, sapevano imbutire le lamiere, sapevano fare gli ammortizzatori perché hanno ammortizzato a uh, fior di aerei. Nasceva un nuovo mezzo di locomozione nato da, questo, da questa competenza e la riconversione dei pezzi che avevano e del delle, delle, manufacturing che avevano. Con un brief super complesso che doveva rimettere in moto eh, gli operai, permettere di portare una cassetta, eh, andare su strade che ovviamente non erano asfaltate. Permettere alla donna di guidare una, una motocicletta, ricordatevi cos'era, bisognava salire a cavallo solo utilizzando delle gonne, quindi nulla di, 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 più, di più difficile. Quindi la soluzione di quel progetto, di, quella, di quel laccheraggio, di quella riconversione aziendale, oggi è ancora una grandi, delle grandi icone del design italiano. C'è una domanda, secondo me, interessante, ehm, che arriva da Greta, che chiede sostanzialmente se per via del, eh, del distanziamento sociale... Ehm, ci sarà un cambiamento, seppur minimo, nell'importanza che diamo al contatto umano e alla socializzazione. Rispondo io per primo, poi lascio la parola a te. No, 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 perché confondiamo uno strumento con il fine. Lo strumento non è il, il, il fine, non è il distanziamento sociale, quello è un, uno strumento temporaneo. L'umanità è fatta per socializzare. Non è la prima pandemia, che è primo non è il primo problema di questa dimensione che vive e torneremo a voler avere gli stessi bisogni di socializzazione che avevamo prima. Cioè cambiamo, ma cambiamo in meglio, sicuramente non torniamo indietro e questo non sarà il modo in cui vorremmo riprogettare il, per il lungo periodo delle nostre vite. Quindi questo sicuramente non cambierà. Cambierà il modo di lavorare? Chiede attraverso lo smart working? Questo sì. Sicuramente, anche se non sostituirà mai, mai, soprattutto per un contesto come il nostro, la volontà di lavorare insieme. Nel senso che è chiaro che per l'alfabetizzazione diventiamo più vicini al, all'oggetto tecnologico e abbiamo una forzata a scuola ad utilizzare strumenti di, eh, di, eh, come si dice, di digital sì, meeting come, o piattaforme. Ma eh, proprio per tornare a quell'insight che dicevamo prima, dove non è solo la parola, non è solo quello che vedo, non è solo quello che indico a fare il, il discorso completo, ma è tutto l'insieme quelle, quelle, di fattori che, che si costruiscono anche in maniera non detta tra individuo e individuo, a mancarci più, eh, di più e quindi ancora di più di prima vorremmo lavorare in presenza più che in assenza. Quindi questo sì, decisamente sono... sono convinto che non cambierà, anzi ci riporterà una nuova spinta e a una nuova volontà, un nuovo rinascimento e anche forse un nuovo romanticismo nel modo di progettare, perché avremo bisogno realmente di tornare a vivere quello che ci piace vivere. Questo per dare la risposta a Greta. Um, posso posso dire che anch'io sure. anch vado nella stessa direzione, porto dei dati storici giusto perché anch'io in questi giorni mi sono messo un po' a leggere di altre pandemie allora giusto per ricordarlo ai più giovani ma anche a me stesso visto che nel 29 non ero vivo la spagnola che era un virus molto simile a quello in cui eh, alla pandemia in cui ci troviamo quindi un'influenza uccise 50 milioni di persone eh, che, che è una quantità che era in, in un'epoca in cui eravamo Pochissimi rispetto ad oggi, erano due miliardi o qualcosa del genere, eh, fu una catastrofe. Siamo nel 1929, stiamo parlando di. Eppure, nessuno di noi lo studia a scuola, nessuno di noi ha traccia nel proprio DNA culturale di una paura atavica del contatto con l'altro. Parliamo molto di più della guerra, giustamente perché è una cosa che no, possiamo dentro di noi andare a combattere, no? la, la volontà di far del male a un altro popolo o di. Eh, schiacciarlo, questo possiamo, ne parliamo nei libri di storia, perché, ma io in tutta la mia vita da studente, forse perché sono ignorante, non ho mai letto un paragrafo sulla spagnola. Ripeto, in Italia ha ucciso centinaia di migliaia di persone, nel mondo 50 milioni, stiamo parlando di numeri molto più grossi di quelli di oggi, eppure nel, nel DNA culturale, nelle prassi sociali della nostra vita, in 70 anni non è rimasto nulla di quell'evento. Quindi sono d'accordo con Matteo. Oggi stiamo giudicando il momento di tremenda crisi in cui ci troviamo, nel senso di cambiamento eh, radicale, ma io mi auguro che tra un anno o due questa cosa qua sia un ricordo lontano. Naturalmente a meno che non succeda qualcosa di peggio di quello che abbiamo visto fino ad oggi. Non voglio essere l'uccello del malaugurio, però voglio essere ottimista, cioè, due anni smetteremo di parlare di questa cosa e torneremo anche prima ad abbracciarci a guardarci da vicino, ad ascoltarci, ad annusarci, a, tutto, a fare tutte quelle cose che, che ci piace fare. E sono invece un po' in disaccordo sulla questione dello smart working, nel senso che non vorrei che questa cosa poi come un pendolo girasse dall'altra parte. Questo non è smart working. Tutto quello che è smart, cioè che è intelligente, prevede la possibilità di scegliere la persona più intelligente quello che sceglie la strada migliore oggi non possiamo scegliere quindi non c'è un cazzo di smart io sono obbligato a stare a casa non posso incontrare nessuno non posso fare, ruolo, non posso fare pro... quindi lo smart per me vuol dire e quindi prendiamo appunti bene su questo punto quando finirà questa cosa poter scegliere tra un'altra con un'altra opzione quella di starsene a casa e scrivere in silenzio o lavorare in silenzio L'opzione due è andare in ufficio e stare con i nostri colleghi. Ieri, fino a ieri, fino a due mesi fa, non c'erano opzioni. cioè, se non andavi in ufficio eri un facazzista, se non andavi in università eri un pelandrone. Se... Invece ci sono dei giorni in cui io adesso, spero di aver imparato abbastanza da questa crisi, potrò scegliere se starmene a casa in ciabatte perché ho bisogno di silenzio. di di concentrarmi, di sintetizzare un'analisi che ho fatto con gli altri nei giorni precedenti, di non inquinare il pianeta muovendomi fino all'ufficio. Quello è smart, decidere al mattino, alla sera, alla settimana qual è l'azione migliore per essere più efficaci. Allora lì saremo bravi, no? senza che ci sentiamo attaccati dal nostro collega che non ci vede in ufficio, senza che il nostro collega in ufficio si senta in diritto di dire ah non stai venendo quindi sei a casa che non fai niente, senza che il nostro capo ci giudichi. Ecco. Smart vuol dire poter scegliere, oggi non è smart, quindi non confondiamo questa roba con lo smart working, perché è tutt'altro che smart. Lo smart working, ripeto, sarà quando potremo scegliere tra varie opzioni e finalmente abbiamo capito che questa non è eh, perfetta, ma è sicuramente eh, una delle tante che potremo scegliere nel futuro, cioè starsene a casa, non inquinare per muoverci tutti i giorni verso l'ufficio, soprattutto se non ha senso che quel giorno... Eh, si vada in ufficio perché magari non dobbiamo incontrare persone, non, non dobbiamo coprogettare, non dobbiamo discutere, ma magari dobbiamo rispondere a delle mail o scrivere un articolo. Um, C'è un'altra domanda da Ricky, dall'altra dall parte del mondo, Ricky Ramos, che è preoccupato dalle preoccupazioni dei suoi clienti, che dicono sostanzialmente che non siamo preoccupati alla nuova shopper mentality. Quindi eh, si chiede se um, crediamo che l'innovazione che sta creando questo momento possa andare a cambiare in qualche modo i metodi di consumo o il valore che diamo ai brand. È una domanda iper complessa, iper, uh, meriterebbe pf, probabilmente solo questa una bella oretta di discussione per due motivi. Il primo è che credo che non siamo ancora pronti per dare una, una, una risposta, nel senso che quello che stiamo vivendo è veramente troppo fresco e non sappiamo quanto le radici che stia mettendo siano radici stabili e questo dipende dai comportamenti di chiunque abbia eh, la responsabilità di un brand o la responsabilità di un'attività eh, produttiva commerciale, cioè quanto realmente voglio far attacchire questa, questa, nuova, questa novità questo, questo virus okay? quindi questo dal punto di vista del, della risposta su, su, sul fatto che i brand debbano cambiare o se cambierà il, mod, il modo di, di... Di, di approcciare dei brand o il valore che diamo ai brand, no, anzi, secondo me, proprio in questo tipo di occasioni che, il, che viene fuori il valore di avere un brand. No? Eh, per, il, per il motivo per cui sono nati, cioè al di là del, del, dell'etimologia della parola advertising, cioè quando i brand sono nati per fare advertising, o se vogliamo tornare all'etimologia classica propaganda, cioè propagus, per comunicare a quelli che stanno lontani lontani dall'urbe, ehm, sono nati sostanzialmente per dialogare, sono delle piattaforme di dialogo, cioè, quale momento eh, migliore, se vogliamo, di una crisi o di un momento di incertezza, per tornare alla parola che abbiamo detto in quale in questi momenti, se non in questi momenti noi ci aggrappiamo al dialogo cioè ho bisogno di sentir parlare, ho bisogno che mi dici qualcosa ho bisogno che condividiamo gli stessi valori in cui credo che sono poi sostanzialmente i fondamenti dei brand moderni no? non condividono un'offerta commerciale, condividono uno schema di valori condividono una visione del mondo la famosa, il famoso cerchio magico di, di Sinek, per chi vuole andarsi a vedere poi come, come funziona la forza di condividere il perché io vedo il, modo in, il, il mondo in una maniera piuttosto di che cosa faccio per arrivarci o come lo faccio. No? Quindi sono convinto che questo non cambierà, certo che in questo momento cambia il dialogo, Evidentemente eh, cambia il modo di, di parlare, cambiano gli argomenti, ma non il motivo per cui noi continuiamo a parlare. Quindi, anche in termini di shopper experience, ancora secondo me è troppo presto per definire quali sono i cambiamenti che ci saranno, ci saranno soprattutto in maniera temporanea nel modo di gestire l'ovvia affluenza in un negozio o anche semplicemente la, la relazione uomo-oggetto per, per via del bombardamento informativo e di, quindi dell'attenzione delle antenne che ci si alzano rispetto a determinati temi, come per esempio il tema della, della sicurezza o dell'igiene, dell eh, quindi ci saranno dei cambiamenti mh, temporanei, non sono per, per niente convinto che saranno cambiamenti di Anch'io non sono un esperto di retail, ma sono un esperto o mi occupo di produzione eh, di oggetti eh, con la manifattura digitale. Io credo che questi due trend, quello del mondo del cambiamento all'interno del mondo del retail, che già stava avvenendo eh, o comunque era già in crisi, eh, questo forse gli darà la mazzata finale, o comunque rimettere in discussione altri, altri paradigmi, e il mondo della manifattura digitale per me vanno a convergere nello stesso punto, cioè il luogo del, dell'acquisto deve diventare il luogo del progetto, il luogo dell'acquisto deve diventare il, 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 il luogo del dialogo, della coproduzione. Eh, non riesco a immaginarmi tra dieci anni i negozi in cui vai a prendere una merce e te la porti a casa, prima perché c'è qualcuno che lo fa meglio di me. Eh, che lo farebbe meglio di me. Eh, secondo, quale valore porta all'umano sia chi lo vende sia chi lo compra? Cioè, dove sta il rapporto umano di valore, lo scambio di valori in quell'azione? Io non la vedo. Se invece pensiamo, e eh, provo a buttarla lì, anche perché sono le eh, 19.43, se è rimasto lo zoccolo duro, possiamo progettare un po' di più. Se, 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 se prendiamo la digital manufacturing, lo portiamo nelle, nei negozi, trasformando i centri storici delle città in centri di produzione urbana, dove i commessi non sono più commessi, ma sono designer su una piattaforma parametrizzata di oggetti disegnati da, da professionisti, non dal commesso, cioè il designer rimane, ma costruisce una piattaforma di dialogo tra. Il produttore che è l'attuale com commesso e il cliente che coprogettano su una piattaforma digitale esistente, parametrizzata l'oggetto, personalizzandolo, producendolo on demand, in real time, in un, in un mondo esperienziale che è il negozio, che è la bottega, che è l'artigiano del ventunesimo secolo, che è il luogo rinascimentale, la città, dove le persone stanno andando. Invece di spostare la produzione, sempre più lontano dal consumatore, no? l'abbiamo fatto nel Novecento ed era sacrosanto farlo, non voglio nemmeno perdere un secondo per commentare perché l'abbiamo fatto, ma nel XXI secolo parte di questi oggetti potremmo produrli in città, in una manifattura urbana, on demand, smart e personalizzata, ridisegnando i rapporti anche con il retailer, eh, che diventa un bottegaro, un, eh, un, eh, un luogo di, di produzione, non più solo di vendita. Ecco, ripeto, stiamo parlando di robe che magari avverranno tra dieci anni, ma pensandoci oggi in una crisi come quella che stiamo vivendo, magari ci aiuta ad accelerare questi processi e a salvare, ripeto, io non riesco a immaginarmi una città senza negozi, eh, però è un po' quello che sta succedendo, no? nel senso che c'è un gigante, non voglio nominarlo, che ci vende le cose senza che noi andiamo più nel negozio allora, trasformiamo i negozi in luoghi esperienziali in botteghe, dove viene prodotta la merce che non esiste ancora e che è, è aspetta solo il tuo quid il tuo pezzettino per diventare la merce per diventare un oggetto fisico ma è solo un'idea nella testa del designer che si unisce con la tua con quella del, del, del retailer e produce la qualità che è unica, che è quella della sartorialità italiana ripeto, ci sono dei progetti europei che vanno in questa direzione Fab City Manifattura Urbana Milano è chiaro che siamo all'inizio, siamo al passo uno, questa crisi forse accelererà alcuni di questi discorsi. Io spero che aziende grosse come qualcuno tra noi due rappresenta in questo momento cioè, scendano in campo prima o poi in questa direzione perché sarebbe un bellissimo segno se partisse dall'Italia. Cioè, di nuovo l'urbanesimo, l'illuminismo mischiato con l'umanesimo, con il rinascimento e con e con, eh, invece con la manifattura che conosciamo, cioè la grande quantità di prodotti che sappiamo produrre. C'è una domanda che fa ritornare un po' l'orologio all'inizio, cioè la prima parola che abbiamo detto che era la parola virus. Che, che fa Giulia, eh, scrive mi piacerebbe sentire il vostro parere per quanto riguarda il fatto che la pandemia sia arrivata in un momento in cui la natura subiva un periodo difficile se fino ad ora ci eravamo disinteressati alle problematiche ambientali il virus ci costringe a farci carico di comportamenti che stanno aiutando il nostro pianeta ma che senza la complicità della natura non potremmo andare da nessuna parte ora la risposta la lascio a te perché non sono mai stato un grande ehm, non sono mai biondo. stato competente nel capire se è nato il primo luogo e a gallina però è chiaro che in questo momento sia curioso il fatto che è una sorta di ribellione. No? Prima abbiamo parlato dei pinguini, chissà se realmente mm. si sta spostando veramente sì, il sacco sì. e, e questa è la risposta della natura. Mm. Però uh, la domanda è... Beh, c'è chi definisce... Attraverso... Vai, vai. Se, se tu dicevi che l'umanità è un virus con le scarpe, no? con le scarpe da ginnastica, c'è chi dice in effetti che siamo noi il virus e che la natura... Cercando di debellarci, no, guardiamo la visione opposta. In effetti abbiamo contaminato tutto quello che potevamo contaminare. C'è poco di inesplorato sul nostro pianeta, eh, ci siamo diffusi un po' ovunque, adesso, eh, secondo una visione, appunto eh, non utopica ma distopica del, del, del futuro, il, il pianeta sta cercando di espellerci come un virus. Non credo così, sicuramente c'è una relazione, è stata dimostrata in questi giorni sia dal CNR ma anche da Harvard, che c'è una, una correlazione tra lo smog e la diffusione del virus, nel senso che il virus non si muove da solo nell'aria ma si appoggia su dei veicoli che sono i, i particolati che galleggiano, sembra non essere, lo dico da scienziato, che non è certo, ma sembra non essere un caso che nelle aree metropolitane particolarmente inquinate come la Lombardia, una delle zone più inquinate al mondo, Essendoci la possibilità per questi virus di appoggiarsi fisicamente sul particolato, il PM10, il PM5 che galleggiano in aria, abbia permesso lo spostamento più eh, semplificato. Almeno i dati sembrano dire questo. Quindi, sicuramente il fatto di andare a toccare con così tanta intensità i nostri ecosistemi non ha portato bene fino ad oggi. Eh, questo non può, ripeto, non può essere come nel caso dello smart working, un'arma per dire torniamo nel passato, non utilizziamo le tecnologie ma piuttosto dobbiamo dirci cominciamo a disegnare tecnologie, a progettare tecnologie che siano sempre di più rispettose dell'ambiente in cui ci muoviamo, quindi sia l'elettricità, sia il fotovoltaico, sia l'IoT, sia l'intelligenza artificiale, sia i robot, laddove eh, vanno ad impattare meno sul nostro eh, ecosistema naturale, che come abbiamo capito deve rimanere in equilibrio con noi, non, non ci deve escludere e, non, e noi non dobbiamo essere eh, così troppo presenti rispetto al resto dei, delle, specie, delle specie. Quindi la risposta è sicuramente l'ecosistema va rispettato, questo virus fa parte dell'ecosistema, se si è diffuso così prepotentemente è sicuramente perché noi abbiamo toccato dei tasti, banalmente la globalizzazione, cioè una volta la peste ci ha messo 100 anni ad arrivare in Italia, da, da, dalla Cina o dall'India. Qui in, in giro di due settimane il, il coronavirus è passato dalla Cina, è arrivato in Italia e adesso è negli Stati Uniti, perché ci muoviamo tantissimo come animali. Eh, siamo animali sociali, siamo animali globalizzati. Quindi c'è una correlazione, questo non vuol dire che allora dobbiamo mettere in discussione tutto quello che siamo, cioè siamo esseri tecnologici, siamo esseri globali, siamo sociali e, e questa cosa qua va presa in considerazione. Penso io andrei avanti con te, non so, ore, però penso che abbiamo un po' di tempo, di tempo, di tempo, di tempo, di tempo, di tempo, di tema di tempo, di un tema che Che tempo, di tempo, che tempo, di tempo, di tempo, di tempo, di tempo, di tempo, di è la noia. Cioè stare chiusi tempo, Invece la noia per chi si occupa di creatività è, un affare, è una faccenda tutt'altro che noiosa <ride> perché è materia prima, no? È materia prima verso che ci spinge e, e incomincia a creare sinapsi per, per uscire da una condizione in cui non è a suo agio. Di solito la descrivo come energia potenziale, perché mi viene a pensare che siamo sostanzialmente come delle bottiglie dove di solito il nostro spazio, il nostro tempo, la nostra occupazione è piena, è tappata d'acqua e quindi la bottiglia sembra ferma. E Sembrando ferma non dimostra l'energia potenziale che ha dentro. Cioè, se noi gli crediamo, creiamo un buco, cioè creiamo un vuoto in, in quella condizione, è chiaro che è liberi e lì l'energia potenziale si trasforma in energia cinetica, cioè re, si rende visibile, ecco in quel momento diventa l'atto creativo. Questa condizione secondo me è una condizione eh, super metaforica di quello che stiamo vivendo, perché eh, in una condizione di chiusura siamo fermi lì nel pensare che tutto sia tappato, tutto sia fermo. Spesso ci serve proprio questo tipo di noia che è il tappo che, che, che toglie, eh, toglie un, uh, crea, il vuoto, crea il vuoto e eh, ci, spinge, ci spinge a fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Qual Qualche sinapsi, ci sono dei progetti che stanno nascendo che sono stupendi. Ne cito uno che è intercettato sul, sul web di questa ragazza che sta ehm, riacquarellando, ri, raccoglie le frasi in disuso, ok? Cioè tutte quelle <ride> frasi che durante, si chiama frasi in disuso su Instagram, seguitelo fantastico. Raccoglie tutte le frasi che in questi, in questi giorni non si possono dire e gli dà uno spazio, perché poi alla fine torneranno buone quando si potranno dire di nuovo, sostanzialmente, non ho trovato parcheggio, ci vediamo da me o da te. Tutte frasi che non si possono dire, fanno parte della normalità. E ha trovato questo spazio, e io trovo che sia uno dei progetti più intelligenti che stiano nascendo in questo certo. spazio di noia. Bello. No, sicuramente, allora io non, non, non so se funziona così nel design... Per me è sempre stato così il processo creativo. C'è una fase di raccolta, eh, di preparazione, di analisi del contesto, di ascolto, eh, di, di rumore, di sovraccarico di informazioni e poi c'è una fase di sintesi. L'una senza l'altra non funziona, cioè la noia senza l'eccitazione, senza il, i bagordi. Non, non, non andrebbe come il silenzio e il rumore e il sonoro che, di cui parlavamo prima, no? sono lo yin e lo yan Quindi è chiaro che se tutto il mondo fosse noia sarebbe un disastro. Ma due mesi sono sufficienti, direi che adesso possiamo cominciare a muoverci. Ma chi è stato bravo in questi due mesi, secondo me, è colui che ha raccolto le idee, i rumori, ha, ha, ha fatto sintesi di una serie di pensieri. Che eh, probabilmente non è riuscito a fare eh, mentre si vive, no? mentre viveva. Per Andello diceva: Non si può pensare mentre si vive, non si può vivere mentre si pensa. Ecco, io credo che questa fase è una fase in cui potevamo pensare. Adesso faccio finta che stia per finire, no? Ecco, chi è stato bravo in questi mesi, in questi due mesi, ha sfruttato questa noia per eh, pensare, per eh, fare sintesi, per. Eh, poi ci sarà il ritorno all'ascolto, al rumore, alle mega informazioni, alla, alla, alla quantità di, di, di stimoli che, che, che io ho paura perché mi ricordo già quando tornavo dalle vacanze, i, quando torno dalle vacanze, di solito i primi giorni mi dico: ma quanta roba mi state dicendo, ma quante mail, quante telefonate, non sono pronto. Ecco, eh, ecco quella parte lì che è una parte di assorbimento, di appunto di bagordi, di, di uh, overloop. Eh? È il contrario del silenzio, della noia, che è quello che stiamo vivendo. Ma in quella fase, secondo me, va sfruttata la, la sua potenzialità che tu chiami energia potenziale. Vi dico faccio un aneddoto, poi chiudiamo magari con una tua controrisposta. Isaac Newton, che è uno dei miei eroi, che è il papà della, della gravitazione universale, anche lui giovanissimo quando arrivò alle alle sue teorie aveva 23 anni viveva a Cambridge a nord di Londra anche lui colpito dalla peste eh, quindi da una pandemia devastante era il 1900 1665 23 anni furbo torna in campagna non resta a Cambridge dove eh, c'erano dei focolai così come a Londra e se ne torna a casa dai genitori in campagna e Dopo aver raccolto informazioni in quegli anni all'università, quindi stiamo parlando di un uomo che era stimolato, non era annoiato, eh, ma immagino che arrivando in campagna, dopo quattro anni di università a Cambridge, dove gli intellettuali, i professori, i suoi compagni l'hanno stimolato, si chiude nel giardino e nella casa dei genitori e tira fuori tre, anzi quattro innovazioni incredibili. Una è la teoria della gravitazione universale, l'abbozzo, perché poi dopo la finirà più avanti. Due. È la teoria dei colori e, del, e della luce, che per la prima volta viene descritta con scientificità. Tre sono le derivate e le integrali, che molti di voi odieranno o non sanno nemmeno cosa sono, se non sono dimenticati, ma sono la base dell'economia, della matematica, dell'ingegneria del Settecento e dell'Ottocento. Integrali e derivate, bellissimi strumenti. E quattro, il telescopio a riflessione, quello con lo specchio, che migliorò quello di Galileo di centinaia di volte. Ecco, eh, io. Nella mia noia, nel mio annoiarmi in questi due mesi, non ho tirato fuori neanche un millesimo di tutto ciò. Però, sicuramente, no, però mi sento che ogni tanto ho avuto dei guizzi, ho avuto delle idee che magari erano nel reto cranio e che non avevano il tempo di emergere proprio perché non, non, non gli ho mai dato il tempo di emergere, perché non sono mai stato in silenzio, perché avevo altro as da ascoltare. Quindi, se durerà ancora una settimana o due, visto che ormai eh, è finita. Sfruttate questo tempo per tirare fuori, del, per sintetizzare cose che abbiamo sentito nel passato, nella, nella noia, nella lentezza, nel silenzio, nella routine sempre più uguale a se stessa. Magari esce qualcosa che, che è inaspettato e, e sfruttiamolo, hai ragione tu, Matteo. Anche nel, nel futuro, cioè capiterà che ogni tanto saremo immersi nella noia. Non è male, non è questo male. tema della noia. Invito tutti ad ascoltarsi i tuoi podcast su, su iTunes di Fottuti Geni, soprattutto quello su Einstein. Perché è il passaggio in cui Einstein, nella noia del suo ufficio brevetti eh, viennese, scriveva la lettera al suo amico dicendo che cosa per caso aveva inventato in quel momento di silenzio per me, no. Quindi, a anche lui era, era, a sentire. A, a, alla fine era isolato, anche lui, se ci era pensi, era annoiato all'ufficio per eventi svizzero, a osservare questi disegni. C'è cioè una noia per lui incredibile. Però lì ha tirato fuori, dopo aver fatto l'università, dopo aver ascoltato tantissime cose, ha tirato fuori delle idee nella noia. Fantastico. Eh, qualcuno chiede, eh, secondo me è giusto anche per chiudere, qualche suggerimento di letture interessanti, probabilmente magari andando anche a coprire alcuni dei temi che abbiamo trattato. Ne butto lì i primi quattro che mi vengono in mente così, poi ne lascio magari un altro quartetto a te. Eh, sì. Mi vengono in mente L'uomo artigiano eh, di Sennett, Richard Sennett. Per, per l'ossessione del fare e, il, e il, la visione del mondo che ha la visione artigianale. Questo secondo me è ricco di spunti super interessanti per chiunque, eh, per chiunque faccia design. Mi viene in mente il um, super best seller, tra l'altro ci sono anche articoli eh, suoi per quanto riguarda il tema del coronavirus di Jovanova um, Rarari che è Sapiens perché è una uh, ricostruzione dell'evoluzione del nostro modo di pensare e lì ci sono dei bellissimi esempi del rapporto uomo-natura e dei grandi casini che abbiamo com combinato nel rincorrere la nostra evoluzione ai danni, per esempio, delle megafaune, eccetera, eccetera. Straordinario anche quello come eh, libro di antropologia. Mi viene in mente l'ordine del tempo di Carlo Rovelli perché... Eh, Sposta la, natu la natura del pensiero ci fa pensare che in realtà mh, non siamo mica tanto arrivati dal punto di vista tecnologico, anche nelle concezioni che abbiamo eh, da 2000 anni. Perlomeno apre determinati, eh, un bel po' di ambiti e pone de delle domande. E ultimo, uh, un libro che ho appena finito di Andrea Battila, Instant Moda, che è più uh, una ricostruzione antropologica di come invece la moda è diventata quello che è. E lì ci sono anche lì un sacco di risposte a numerosi perché e che non banalizzano il, il tema dello stile, il tema della moda e il, il tema del perché ci comportiamo in questa maniera. Beh, sei troppo bravo te l'eri preparata certo Cioè, te, no, certo, te sì, me li sono, no. Te preparati. Dai, <ride> cavolo, cioè, qua. <ride> cioè, con, addirittura con la no, sinostri. No, bravo. Vabbè, no, io, io no, rispondo no, con... Quattro che mi vengono eh, in mente. No, bravo. No, io rispondo con eh, un libro che ho amato e che spiega tanto di chi è l'Homo sapiens. Naturalmente leggete Sapiens di Arari che è straordinario, ma... Accanto a questo, leggete assolutamente Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Roy Lewis, un libro straordinario, un libro, un romanzo, una narrativa. Quindi, che però vi fa vedere quanto lì parla della selce. Io è un oggetto che mi porto sempre dietro. Questo pezzo di, di... Erano gli iPhone dell'epoca: no? noi andavamo intorno al fuoco primordiale, buttavamo lì. Ah, oh, ma dai, c'è il bifacciale! Ah, oh, ma che grosso, ma quanti pollici è il tuo, la tua selce? Ecco, le prime tecnologie erano le pietre con cui noi ci siamo umanizzati e lui racconta l'integrazione di queste tecnologie nella specie di non-homo sapiens, ancora di scimmie, mettendo in ballo tutta una discussione tra fratelli, bellissimo, un libro che ti spiega l'uomo e, e la nostra specie più di ogni altro libro, quindi insieme a sapiens leggete questo bellissimo libro di Roy Lewis, del 1967 addirittura. Ci abbinerei un, un libro che è, eh, per tornare al concetto di idee, di contesto, di contaminazione, Steven Johnson, eh, dove nascono le grandi idee o dove nascono le idee, Steven Johnson, pure Edizioni, credo, in Italia. Eh, lui è un grandissimo divulgatore, giornalista, scrittore, molto bravo. E eh, gli spiega proprio come ci sono dei contesti particolarmente contaminati, come la Silicon Valley, che deve riferire comunque al mondo delle controculture di San Francisco, o eh, l'epoca vittoriana, i caffè, il rinascimento di Leonardo da Vinci, cioè dove le idee circolavano con più velocità e si contaminavano l'un l'altro. Un bellissimo libro, da dove nascono le grandi idee o le idee to court. Poi un bellissimo libro che ho letto recentemente è Da 0 a 1, eh, per gli start-up, per, per chi vuole lanciare nuove idee, proprio l'idea dall'ignoto no, dall al noto, cioè dal, dal no, no idea, sì idea, è di Peter Thiel, il fondatore insieme a Elon Musk di PayPal, quindi uno che ha fatto i miliardi con le idee, quindi va letto. E poi, eh, da dove nascono le idee? Basta, questi tre qua. Tre, secondo me sono due, tre libri che, che, con quelli che ha consigliato. Matteo, io da non designer io, io ho capito tantissimo del design. Matteo, correggimi se, se lo dico una stupidata, leggendo La caffettiera del masochista. Ah, eh, bellissimo, non so se, sei, è bellissimo, non so se. Ecco, è un libro che, se non siete designer o anche se lo siete, va letto perché ti spiega quanto il design sia antropologia, sia cultura, sia dispositivo, cioè ti dispone dei comportamenti, eh, sia funzionalità ma anche. Oggi ho imparato una nuova parola, cioè lì dentro ho trovato un sacco di aneddoti divertenti e un po' di lezioni interessanti sul design. Va bene, io ti dirò: ho imparato break prima, quindi chiudo con una sua frase: vado perché devo andare a preparare il mio prossimo errore. <ride> è stato bene, un piacere, grazie, Matteo. Grazie, Massimo, della, della chiacchiera, è sempre arricchente, imparo sempre un sacco di cose. Anch'io, da te. Ciao, grazie Grande. mille. Grazie. Un saluto a tutti, un ringraziamento di chi ha resistito fino alle 20. E alla, prossima, alla prossima appuntamento con i token i ads. Ciao. Grazie, ciao, buona serata a tutti.